avrà sentito la nostra voce, abbiamo volato sulle paludi e sui campi della guerriglia, sugli ospedali e sulle baracche dei profughi, sulle chiese e sugli uffici dei governanti, sugli ebrosari e sulle periferie delle grandi metropoli. Dappertutto abbiamo rivolto l'augurio della notte santa. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Città di Davide.
dove troverai morbidi letti, giocattoli e divertimenti. Porta loro il tuo coraggio, tu che lasci la casa di ghiaccio. Sei l'unica che possa consolare quanti, pur nelle ricchezze e nei comodi, non hanno sempre la pace e non possiedono la gioia. E di tanti miei fratelli in quella che è di...
sentita i saggi e i miserabili, i contadini nelle risaie e i cacciatori di pelli nelle falde. L'hanno sentita gli affamati e gli uomini che governano gli stati e le banche. Tutto il popolo d'India sente da secoli la voce che lo chiama ad abbandonare la terra per entrare nelle regioni dell'eternità. Noi abbiamo portato in terra l'eternità e abbiamo deposto la sua luce immutabile sulle braccia di una giovane madre, o fanciullo dagli occhi scintillanti. Dì al tuo popolo che la parola della verità non si trova soltanto al di sopra delle nubi, ma anche nel pianto di un bambino che ha freddo e fame, come tutti i figli degli uomini. Dove si trova questo bambino che dal suo pianto sprigiona raggi d'amore e di verità? Puoi trovarlo in ogni piccolo profugo, in ogni bimbo che soffre, in ogni lavoratore che cerca pane per la sua famiglia, in ogni pellegrino che si immerge nelle acque del fiume Gange. Accetto la vostra spiegazione, o messaggeri di un Dio che scende in terra e si nasconde dietro la povertà degli uomini. Otterretemi di poter offrire ai miei fratelli i giorni della mia vita. Comprendo che il cielo non potrà avercare la vita di un uomo se non la si consuma per i miseri della terra. Thank you.
venuti da questo giardino, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza, del bene e del male, non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi moriresti. Thank you.
fatica ne trarrai nutrimento. Mangerai il pane guadagnato col sudore della fronte, finché tornerai alla terra dalla quale fosti tratto. Perché ricorda, uomo, che sei polvere e polvere ritornerai. Ti nostro Dio verrà e ti salverà.
il Signore è con te. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso di Dio. Ecco, tu darai alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e il suo regno non avrà fine. Sono la serva del Signore. Avvenga di me.
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
il suo canto che è dolce, dolce tanto, da addormentare in pace il Verbo eterno. Abbiamo trovato Gesù, ma quanti ancora lo attendono? Senti.
vicino di ogni essere che vive. Dio si è fatto uomo per capirci, per penetrare fino in fondo l'anima umana, perché comunque sia non si senta sola nel buio della vita, ma lo senta amico e fratello. Anche noi dobbiamo entrare nel fratello che ci vive accanto, far nostri i suoi bisogni, le sue pene, le sue gioie. All'amore si risponde in una sola maniera: amando. Allora Gesù in ogni tempo continua a nascere e vivere tra noi? Certo, egli nasce e muore infinite volte, incarnato in coloro che sanno compiere il bene, che sanno amare, soffrire, perdonare le offese. Rinasce soprattutto in voi, fanciulli, quando sforzate di vivere in amicizia con tutti, umili, obbedienti, generosi. E questo è anche l'unico modo per ringraziare il Padre vostro dei suoi doni continui di amore e di vita, e soprattutto del dono di Gesù. Accanto ai molti che non hanno capito e non conoscono il dono di Natale, noi troviamo in ogni tempo, in un luogo o nell'altro della terra, chi sa attendere ed accogliere Gesù. Sì, è vero, l'hanno accolto i martiri cristiani e tutti i santi. L'ha accolto San Francesco d'Assisi. Nella meravigliosa semplicità e povertà della sua vita è Gesù che rivive. L'ha accolto anche la beata Maddalena di Canossa, la fondatrice delle nostre madri canossiane. Ella, infatti, per amore di Gesù, passò dal lusso e dalle ricchezze del palazzo dei marchesi di Canossa, sua casa materna, all'umile servizio dei poveri e dei sofferenti, membra vive di Cristo. Anche nel dolore, tanti paesi martoriati vive Gesù, delle vittime innocenti dell'odio, delle violenze e delle guerre. Per me rivive anche in tutti gli handicappati, gli ammalati e gli emarginati. E tanti là, dove c'è più lavoro, dove c'è uomo che piange, dove si muore di fame, di scendere. Io vedo Gesù